5 persone indagate. Dopo 3 mesi c'è una svolta nelle indagini sul sequestro della piccola Cata. La Procura di Firenze ha iscritto nel registro degli indagati 5 persone. 3 di loro sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza mentre uscivano dall'albergo il giorno della scomparsa della bimba con 2 trolley e un borsone. Secondo gli investigatori, lì dentro sarebbe stato possibile nascondere la piccola. Altri 2 occupanti dell'albergo sono indagati dopo il ritrovamento di tracce di sangue nei rubinetti dei bagni delle loro stanze. E proprio su queste 5 persone verranno effettuati accertamenti e comparazioni con il DNA di Cata. Ed ora si torna lì, in quell'ex hotel occupato, si torna lì dove il 10 giugno scorso è scomparsa la piccola. Nelle prossime ore, infatti, la Procura di Firenze ha in programma nuovi approfondimenti. Verranno effettuati degli scavi nel perimetro dell'immobile, lì dove tutto sembra essersi fermato e cristallizzato 3 mesi fa. Saranno fatte ispezioni più invasive e anche scavando sottoterra verranno spostati detriti e rifiuti. Un nuovo setaccio, ancora più profondo. Le telecamere, le uniche che hanno inquadrato Cata quel pomeriggio del 10 giugno, la vedono uscire con il fratello e altri bambini, sono le 15:01, poi la piccola lascia il gruppo e rientra. Altri fotogrammi ci consegnano la sua ultima immagine alle 15:13, la bimba è sola, scende le scale dell'hotel, poi il buio. Fino a che non mi diano una risposta che è successo con mia figlia, io avrò la speranza che lei ancora è viva. E condividerò le foto anche all'estero, anche fuori dall'Europa, perché non sappiamo dove si può trovare in questo momento. Oggi, l'udienza al Tribunale del Riesame per i 4 peruviani indagati nell'inchiesta parallela a quella sulla scomparsa. Tra i 4 c'è anche lo zio materno di Cata, finito in carcere il mese scorso per una serie di presunte estorsioni. Nuove testimonianze, poi la Procura di Firenze le cercherà in Perù. La richiesta di rogatoria, un atto internazionale, sarebbe finalizzata ad ascoltare in particolare uno zio paterno di Cata, detenuto in un carcere di Lima, e un altro peruviano, recluso nello stesso penitenziario, per verificare l'ipotesi che la bambina possa essere stata rapita per sbaglio, così come prospettato agli inquirenti dal padre della piccola. Io so che a mia figlia li manco io sono la sua mamma. Ti prego, mettete la mano al cuore, è una bambina di 5 anni, lei non ti ha fatto nulla.